Come si applica la cera d'api su un mobile antico? Lo scoprirai in questo video. Ciao, sono Giovanni e aiuto gli hobbisti del restauro a restaurare con successo il proprio mobile antico. In questo video parleremo di un aspetto molto importante dell'ecosistema appunto del restauro di un mobile antico, quello della patinatura, quello della finitura. Appunto parleremo della finitura. Nello specifico parleremo di una finitura a cera d'api su un fondo di legno totalmente grezzo. Ma prima di parlare dell'aspetto didattico di questo video, voglio parlarti del mondo di Restauro che Passione. Che cos'è il mondo di Restauro che Passione? È una piattaforma multimediale dove troverai 3 videocorsi di vario livello, principiante, intermedio e avanzato, e troverai anche al momento 2 mini corsi piccolini che parlano di argomenti specifici come il trattamento antitarlo o la lucidatura a gomma lacca e a cera d'api. Troverai inoltre questo manuale, campione di vendite, restaura il tuo mobile antico in 7 passi. Sei pronto per andare a vedere come si applica la cera d'api? Andiamo sul banco da lavoro. Vai! Eccoci qua sul banco da lavoro, andiamo a vedere quello che faremo oggi. Andremo a lucidare e a patinare questa porzione che io ho già delineato di cassetto in noce satinè. Questa parte la faremo, questa parte no, e l'andremo a lucidare e a patinare con la nostra cera d'api che adesso abbiamo appunto in questo momento preparato. Troverete le ricette nel mio videocorso lucidare da maestro e nel mio videocorso principianti. Praticamente si crea una soluzione a base di cera d'api e di cera carnauba disciolta nella trementina. Questi due componenti appunto disciolti nella trementina formano questo prodotto che io ho appena appunto composto proprio per l'occasione. Ci serviremo per l'utilizzo di questa cera d'api di un pennello, di una spazzola a setole morbide, di uno straccio e di un piumino a cui ho avvolto una porzione di lana. Andremo a vedere poi quando ci servirà a cosa servirà appunto questo tamponcino appunto composto. Partiamo subito e iniziamo con la prima mano. Intingiamo il nostro pennello nella cera d'api e lo andiamo ad applicare nel fondo. Il processo si svolge in 3 step. Questo è il primo step. Quindi applichiamo la cera con il pennello. E l'andiamo a massaggiare con lo straccio. Dobbiamo compiere dei movimenti rotatori, possiamo formare anche qualche otto, richiamando un po' il processo della verniciatura a gomma lacca. Movimento rotatorio e otto. Finiamo il primo step effettuando dei movimenti lungo vena. Adesso dobbiamo attendere 12 ore prima di passare al secondo step. Vai! Benissimo, siamo arrivati al secondo step appunto del nostro video e andiamo a applicare appunto la seconda mano di cera d'api. La applichiamo sempre col pennello, questa volta cerchiamo di applicarne un po' di meno rispetto alla volta precedente, in maniera tale che non eccediamo troppo appunto con il preparato. Quindi andiamo ad applicarla. E qui faremo una variante rispetto alla prima mano.
mentre nella prima mano abbiamo utilizzato esclusivamente lo straccio. Iniziamo sempre con lo straccio, in questo caso qui, sempre applicando dei movimenti rotatori e andiamo a lavorarci un po' sopra. Ma andremo a finire appunto questa seconda mano con la spazzola a setole morbide. Facciamo lavorare per bene, massaggiamo per bene il legno, perché abbiamo già un film appunto di ceradavi, e ce ne andiamo a dare un altro strato. Si comincia a vedere la differenza tra la parte non cerata e la parte cerata. Si va indietro nel tempo. Quando ero ragazzino, il mio maestro mi faceva fare le prime patinature. Ragazzi, i profumi, gli odori di una bottega di restauro sono veramente bellissimi. Io ancora ricordo il profumo della bottega dove ho imparato questo fantastico mestiere e mi ha dato tantissima soddisfazione. Non pensavo mai di arrivare veramente a questi livelli di interazione con le persone in tutta Italia che mi chiedono consigli sul restauro. È veramente, ragazzi, è entusiasmante, ed è entusiasmante soprattutto il vedere quello che piano piano stanno riuscendo a fare i miei allievi, che da neofiti totalmente del restauro, alcuni hanno iniziato dal libro, altri direttamente dal videocorso, stanno compiendo delle cose veramente stupende. Gente che ha restaurato dei comodini in pessime condizioni, anche qualcuno qualche cassettone, qualche, veramente dei cambiamenti incredibili. Bel movimento, restauro per passione. Quindi, seconda mano, procediamo con appunto con lo straccio, e iniziamo appunto con lo straccio nella seconda mano e finiamo appunto con questa spazzola a setole morbide, che ci aiuterà appunto a entrare nelle parti intagliate e di massaggiare anche lì appunto la cera d'api all'interno dell'intaglio. Come vedete, stiamo andando a liberarlo appunto dell'eccesso di cera d'api. Si applica questo movimento. In maniera tale che il foro non molto, come dire, nella noce sardinea non c'è un foro molto largo, però dobbiamo andare questo a riempire appunto con la cera d'api questo foro. Finiamo il lavoro sempre con dei movimenti lungo la vena del legno. Attendiamo le nostre 12 ore e saremo pronti per finire il nostro lavoro con la terza e ultima mano di cera d'api. Vai! Terza e ultima mano di cera d'api. Partiamo subito. Andiamo con il pannello sempre a massaggiare la nostra parte ligna. Andiamo a dare appunto questa finitura e poi vedremo l'effetto di questa patinatura a cera d'api. Quindi partiamo con il pennello. Anche qui, rispetto alla seconda mano e alla prima mano, c'è una variante appunto di applicazione. Quindi partiamo appunto applicando in maniera generosa nel fondo del legno la cera d'api e partiamo a procedere con la stesura con la spazzola. Quindi c'è un cambiamento rispetto alla seconda mano e alla prima mano. Quindi partiamo con la spazzola, andiamo a far infiltrare
quest'ultima mano di serratavi nel poro del legno. Abbiamo già una superficie ben cerata con un film abbastanza spesso di ceratavi, vedete la scia che lascia appunto la cera, lo vedo qui in camera, è una cosa veramente fantastica. E andiamo a fare questo lavoro. Ragazzi, io sono contento di questo canale YouTube perché molti di voi ormai da più parti mi seguite e cerco di trasmettere e condividere informazioni rispetto al restauro del mobile in maniera totalmente gratuita. Cioè, ovviamente il mio desiderio più grande è che poi, insomma, voi diventaste anche miei allievi attraverso la mia piattaforma. Ma chi non lo farà? Buona pace per tutti, mi fa piacere condividere a me le informazioni sul restauro, a prescindere, lo faccio ormai da tanti anni e quando sono partito non avevo neanche l'idea di poter poi fare degli infoprodotti appunto sul restauro, poi sono avvenuti, va bene così. Ecco qui, sono andati a stirare per bene questa terza e ultima mano di ceratavi e adesso c'è il tocco da maestro, perché andremo a finire il nostro manufatto con questa con questo piumino. Vedete, è un piumino che io utilizzo, insomma è un piumino da Prodalco che l'ho rivestito a mo' di tampone con della lana. La lana cosa fa? Ci aiuterà a appunto a lucidare, bisogna fare una pressione abbastanza energica per poter tirare fuori il lucido del nostro manufatto. Partiamo sempre con dei movimenti rotatori. Qui bisogna veramente olio di gomito e andare da far uscire il lucido di questa bellissima noce satinè, che veramente è uno dei miei legni preferiti, sinceramente, insieme al ciliegio è uno veramente dei miei legni preferiti. Vedete all'interno di questa, poi magari in camera non lo vedete, ma io da qui lo vedo, è rimasta qualche traccia di ceratavi che io prontamente, lo potete fare anche voi nella moda nature e negli intagli, prontamente vado a tirare. Ecco qui, mi metto veramente in una situazione di forza e voilà, la nostra patinatura a ceratavi è venuta veramente perfetta. Vai. Benissimo, per oggi il nostro lavoro di lucidatura e patinatura a ceratavi è concluso. Sulla nostra destra abbiamo la parte non trattata appunto con il lavoro di lucidatura a ceratavi, mentre sulla sinistra possiamo apprezzare questo effetto fantastico che solo la lucidatura e patinatura a ceratavi ci può regalare. E questo è un tipo di effetto sempre più apprezzato degli amanti dei mobili di antiquariato. Peraltro questo tipo di finitura è obbligatoria per i mobili antecedenti al periodo neoclassico, dove nel periodo appunto precedente non c'erano altri sistemi di verniciatura come la gomma lacca e quant'altro, e questa è il tipo di finitura più indicata per i mobili di alta epoca. Bene, per questo per oggi è tutto, io vi ringrazio del seguito, spero che appunto i consigli siano stati utili, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, di andare su www.giovanniconsolo.it dove troverete il mondo di restauro che passioni. Per oggi è tutto, a presto!